Ehi, bentrovati da Andrea Linkano Turno e bentornati su Yokai Watch Gem, Yokai Watch Gakuen, YY Seikatsu, chiamatela come volete. Tredicesimo capitolo. Oggi si affronta Dober. Attenzione, cominciamo con Dober e con Nayu, che stanno parlando davanti a una piramide che probabilmente sarà il nostro prossimo punto di interesse, anche perché Dober, sì, il nome suggerisce che è un Doberman, ma ha più la faccia di Anubi, che sì, ricorda anche quella di un Doberman, effettivamente. Molto molto bene. Quindi lui ha a che fare con le piramidi perché si dice che le piramidi siano state costruite dagli egizi, ma alieni. Quindi, ok, posso capirlo. In realtà no. Perché dicono che la tecnologia di quel tempo non era con quella tecnologia che c'era nell'Egitto, a quel tempo non era possibile costruire le piramidi. E infatti, cioè, infatti le storie scritte con i geroglifici indicano che hanno sacrificato centinaia di schiavi per fare le piramidi. Quindi non è che non potevano farle, bastava sacrificare delle persone. Tutto qui. Dicono anche che gli egizi con i geroglifici disegnavano uomini in tuta spaziale. No? Non è vero? 生徒会長は… Kaito. Kaito, Kaito, ragazzi, Kaito è un nome bellissimo. しかし、Se dovessi scegliere un 北本会長は… nome giapponese, Kaito sarebbe la mia prima scelta. Comunque, o anche Seto, anche se in realtà Seto sarebbe Set. Però non lo diciamo troppo in giro, che sennò mi rubano l'idea. Ah, ma loro effettivamente dovrebbero essere gli amici di Ranto che stanno indagando e lei li ha scoperti. E quindi ora li fa arrestare da delle guardie cloni? Attenzione, abbiamo una ragazzina che si chiama Komaka. Che bel nome, Komaka. Vai, corri come il vento, Forrest. Komaka. A questo punto, cosa bisogna fare? Mio Dio. Piano però, anche tu. Hanno rapito i tuoi amici. E dobbiamo andarli a salvare. E noi, ovviamente, dato che siamo una squadra, diciamo sì all'avventura contro il governo. Probabilmente. Più contro gli alieni, ma gli alieni si dice che siano protetti dal governo. E quindi, dato che sono protetti, noi dobbiamo metterci contro il governo. Un nuovo episodio, SOS. Che succede? Ah, certo, ci vanno le gocce Y, che servono poi comunque sia per altre cose. Apriti, porta. Ciao! Però, come è di consueto, come è consuetudine, episodio 13. Andiamo qui. Non abbiamo missioni. Ah! Dobbiamo ritrovare più punti. 4 addirittura. Mi sembra che 4 punti non ce l'abbiamo mai avuti da trovare. Massimo sempre 3. Va bene. Oh, le terre innevate della corona. Sarebbero le Lande. Ok, no. Ah, sei tu? Devo andare qui. Quindi l'ultima opzione disponibile. Che poi che parola è opzione? Si dice anche male. Devo visitare tutti quanti i posti? Non lo so, sto andando un po' a caso perché non si capisce veramente dove devi. Ah, ok, aspetta allora. Provo ad andare un po' a caso, perché sinceramente non ho la minima idea. Perché il primo mi diceva vai in quel punto ed effettivamente potevo andarci. Ma gli altri punti che mi chiedono questi devo raggiungerli a piedi. Questo è della scuola. Ma devo visitare tutti quanti i punti, forse? Ah, è qui. Ma non li ho visitati tutti quanti. 1, 2, 3. Ah sì, 4. Tutti qua. Sono scemo io, ragazzi. Bisognava visitare tutti quanti i punti col treno per arrivare qui. Ah, sì, erano qui i nostri amici. Ah, ma
Ma è casa di qualcuno? Tipo della scuola? Che figata. Bella grossa come casa. Devo andare qui. E poi qui sopra. Sì. La mappa su più piani, ragazzi, è fastidiosa. Naiu. Ci rincontriamo. Ara, perché Ara sarebbe la risata. Ara, Ara. Oppure quando fanno quella malvagia. In One Piece invece ridono con risate strane. E quello chi è? Koizu. Koizu sarebbe... Chi è quello? Riferito al maschile, credo. Oh! Wired Boy! Ah, lo conosce effettivamente. Oppure c'ha solamente avuto paura. Perché gli yokai e gli onryo... sono yokai comunque, ragazzi, a voglia di... Percepiscono il potere di un altro yokai, quanto è più forte rispetto a loro. Quindi se hanno un'aura molto più grande della loro, gli stanno alla larga. Oh, gli scarafaggi. E lucertole e ragni. Praticamente o li hanno trasformati in scarafaggi, o insetti comunque, o hanno fatto come Terraformars che hanno mandato degli scarafaggi su Marte e si sono evoluti fino a diventare dei cosi enormi, bitorzoluti, super muscolosi, che uccidono le persone solo toccandole. Ma possiamo buttarci tipo direttamente? Ecco, facciamo... Ah, lei ha lo shop! Cosa vendi, cara? In cambio di Y drop. Beh, no. 200 ne vuoi? Eh sì. Ma stiamo scherziamo? Ma seriamente? Sì, andiamo a una stazione qualunque, dai. Non perdiamo troppo tempo, per favore, costa monorotaia. Molto semplicemente dovevo andare dal preside. Ciao. Il suo classico saluto. Ovviamente Erra è qui. Perché poteva essere altrove? Nando si è arrabbiato. Ragazzi, la situazione è molto semplice. Qui dobbiamo andare a stanare Dober e rompergli il suo bel sederino canino. Canide. Perfetto. La missione già è attivata. Ed infatti non c'è nessun... Ah, ma questo è l'episodio 14. Quindi l'episodio 13 era solo un episodio così di intermezzo? Ma allora scusa, cosa è servito? Va bene. Giusto per farci andare a salvare, cioè a sapere quello che è successo. Eccoci, sì, ora dobbiamo andare qui alle piramidi. Oh, bene. Io già ci sono stato, ho visitato un po' l'area, è tremendamente bello qui, raga. Mo se riesco... Ecco qua, 201 di livello, vedi? Tanta, tanta bella roba. Aspetta però, qui cosa c'è? Un altro club delle attività? Ah, aggiungi, ma è quello che già abbiamo incontrato, sto tizio. Quindi non ci ha registrato? Ok, chi se ne avvantaggerà? E poi è pieno di oggetti qui. Comunque, cerchiamo di entrare. Ah, non posso salvare. Praticamente qui finisce la storia, raga. Questa piramide è un po' strana, effettivamente. Sì, non dovrebbe essere così il suo interno. Dovrebbe essere tutto strano. Questa è, sì, è una trappola elettrica probabilmente. O gravitazionale che ci tiene a terra, quello è l'importante, che non ci faccia muovere. È più forte che mai. Ma... Nulla? Abbiamo perso. Ho fatto un buon lavoro, Dober, e ora che ne facciamo di loro? Li uccidiamo. No, non potete farlo, dai. Sarebbe poco etico.
portiamo a Y Circle? Come? A meno che lei non voglia fare esperimenti su di noi. Ho tutti i miei Oreo. Fate una cosa, fondetevi così create un nuovo Oreo. Anche perché non so se sta solo nel DLC. In teoria dovrebbe stare solo nel DLC. Per questo hanno fatto anche l'evento con Yo-Kai Watch Gakuen su Puni Puni. Non era solo per l'anime. Sì, sarebbe col nome dell'anime, l'evento. Incontri del tipo N. Ma nel gioco anche è uscito il DLC dove c'è Miketio, dove c'è Earthwalker. E quindi tutti quanti. Ah, eccolo! Eccolo qua, Michettio. Forse. Non ha funzionato? Sì, forse gli sta dicendo che in realtà ha funzionato. Quindi dobbiamo solo provare la trasformazione nuova. Devo settarla? Ah no, volendo posso anche salvare. Sì, quindi quella era solo per finire la storia. Se volessi avuto fare altro, avrei dovuto farlo prima. Sì, certo, come in tutti quanti i giochi di Level 5. E addirittura. Ma qui, ragazzi, c'è da esplorare tutto. Si può fare un esplorino tattico. Ci sono tanti nemici, poi. No, allora, la medaglia ho sempre Wild Boy. Va bene, e sono da solo. Ho usato un po' di Esperioni. Oh mio Dio. Ah, per combatterci devo premere. Devo. Per combatterci, quindi devo proprio scegliere io di combatterci. Non è che posso. Aspetta, che se attiva Wild Boy, poi ti faccio vedere gli occhi a che comanda qua. Quindi devo premere A, devo parlarci. Ma va bene? Cioè. Sì, ok. No, però sei maledetto allora, scusami, eh. Ma se posso evitare. Se posso evitare di fare danni inutili, va bene che però sono anche scemi, eh. Cioè, guarda questo. Finché non si sposta dal. Ti sposto. Non ti posso spostare, vabbè. E questo pure gli va a fare. Porca miseria. Devo trovare questi simboli YY e poi proseguire. Vabbè. Salve. Cos'è? Quindi in quest'area dovrebbe esserci altro? Sì, eccolo qui. Ah, e non tutti portano a quello giusto al primo tentativo. Cos'è? Si prosegue? Ah, troviamo Mataro! Oddio, non è che volessi proprio trovare Mataro, però meglio di niente. Ah, è impazzuto. E vabbè, se Mataro impazzisce. Però è imbazzuto. Come lo traduciamo? Imbazzuscio? Sì, dai, ci sta. Imbazzuscio, imbazzuto. Senti, io Mataro ti voglio bene. Shining Boy, no Mataro. Lui ora è Shining Boy! E quanto è. Non è tanto forte alla fine, eh. Sì, però c'entralo. Ah, ma io posso curarmi quindi. Sì, posso curarmi. Nesi, spinning attack, yeah! Che cavolo. Ah, ci si cura lui. Forse anch'io, però non ci ho fatto tanto caso, eh. Dato che si può distruggere, credo che sia più anche per lui. Vabbè, non mi curo neanche per sbaglio, perché tanto non serve. Anche se. Ecco, questa curetta così, no? Andato. Vabbè, facile. Livello 191, vedi, salgo anche di livello. Però mi ero già potenziato prima il livello, quindi non serve. Yeah, sono i più forti. Alrighty. Sì, ecco, bravo. Ricordati il White Club YSP. Mataro, forza!
La cosa che mi preoccupa è che dovremmo affrontare anche gli altri. Bene, ah, possiamo farlo nell'ordine che vogliamo ora. E qui che succede? Ah, l'altro! Subito, vai, subito così, entriamo! Mataro, questa volta combatterai anche tu al mio fianco. Sii forte e non ti arrendere. Ma proprio lui? Salve, Kyubi? Sì, noi vorremmo che tu tornassi in squadra. No, non si può. Si deve trasformare prima. Ma quanto è fashion, no? Tutto quanto con quell'atteggiamento da poser del 2003-2004. Ah, ma ha anche fioretto. Bene, Ninetale. Questo è palesemente un Pokémon, perché si chiama Ninetales. Aiuto! C'è Mataro, colpisci Mataro! Schivando semplicemente i colpi faccio... Così faccio, ok. Toh, beccate questo, va. Nice! Ecco, dacci supporto, tesoro. Bravissimo. Caspio! No, sono arrabbiato, non posso fare nulla! Devo scappare, ecco, bravo. Guarda che quelli ti seguono, fanno il giro, fanno. No, è andato, vai, che bel dannino che abbiamo fatto. E Mataro sale di livello, non che sia importante perché ora prendiamo Kyubi. Dai Kyubi, esci anche tu da questo incanto, su. Ma già capito, ma lui non si ricorda di nulla. È come se una volta sconfitti non si ricordassero e noi con un... in qualche modo con... delle parole, delle frasi, dei ricordi. Facciamo scattare in loro qualcosa. Qui ce ne sono due. Allora, vediamo un po'. Prima, è questo? Sì, ok. Se lo becco a primo tentativo vorrei evitare e vedere cos'altro c'è. Ecco qui, infatti, vedi? Ci sono oggetti. Spero che sia Ranto. O comunque sia Ebiyama. Vediamo. No, è Akoma-san, ok. È Sanda Yukoma? Ma va bene, uguale, dai. Ritro comanda! Ovviamente attaccherà me perché io sono bello, vero? Vedi, fa le mani? È Master Hand, è lui! Te pozzino, Akoma-san. Sì, ma Mataro ci sta prendendo le mazzate forti proprio. Ok, hanno finito gli altri. Però un minimo di cura. Ecco, oh, curati perché. Anche lui stessa ti ritira degli altri. Saltiamo la scena e andiamo avanti. Oh, vuoi botte? Eh? Vuoi botte? Eh? Vuoi botte? Eh? Ed è subito il 2005. Ci dice che è l'ultimo. In realtà dovrebbe essercene un altro. A meno che Ranto, dato che è quello che è, non si è intrappolato in qualche altra parte. Quindi questa è lei. No, lui è Ranto. Allora, Fubuki. Cos? No, dov'è Fubuki? Spero che sia una battaglia piuttosto fa. Non ho neanche finito la frase, eh. Ma te lo dico giusto per fartelo sapere che non ho finito la frase. E ho sprecato l'attacco perché non è partito. Andato molto facilmente, vabbè. In 4 contro 1. Capite che l'esito è scontato. Oh, a questo punto si attiva anche l'ultimo tassello. Andiamo. A meno che era segnato e non ci ho fatto caso io, ma non mi pare, eh. Eh sì. Aspetta. Questo è. Ecco. Ah! Certo. Eh sì, è giusto in effetti. È giusto.
Sono stupido io che non mi ricordavo che abbiamo altri compagni. Andre Link, che combini? Sì, lei me la ricordavo, ma mi ero dimenticato completamente di Ebiyama nonostante io l'abbia menzionato poco fa. E vabbè. Kurokuredi. È croccante. Perché croc. Insomma, level up? Buono. Buonissimo. Quindi sarebbe giusto allenare un po' tutti. Certo, se tu poi sai che dovrai fare questa specie di prova. Ma se non lo sai. E qui chi abbiamo? Eccolo! Mera! Shishio, il re dei leoni. Bene. E se la prende con me perché? Beh. Vuoi che non se la prenda con Andre Link, ti pare? Aspetta che mi trasformo, aspetta, che maledizione. Clock Lady, però tu pure devi mangiare un po', Cioè, tesoro bello, ci sta solo a fa male. Non sti combina nulla. Vabbè ragazzi, basta andare netto, Ecco qua, vedi, mentre arrivava, pa, in aria. È scoppiato male. E ora, l'ultimo. Ebiyama. Che dovrebbe stare qua giù. Ah, ok, qui c'è un po' di platform da fare. Non ho saltato per qua. Ehi! Scusami? Jinpei? Ah! Ehi! Ecco! Ma devo saltare tipo molto prima? Tipo mezz'ora? Oh, verde, forse è quella common. Ok. Coppola! Non era qui. Ah sì, eccolo. Bene. Vabbè, ho fatto un po' di platform giusto per potenziare le gambe, dai. Pronti a combattere Ebiyama? Che probabilmente è più forte di tutti quelli che abbiamo affrontato finora? A meno che non siano cappati al livello. E quindi a un livello normale, tutti quanti a 200, per dire. Guardalo quanto è bello con la chitarra. Poi con la bocca del serpente è fantastica, dai. La paletta con la bocca del serpente è arte. Fatto molto veloce, anche perché siamo abbastanza forti. Insomma, abbiamo ritrovato i nostri amici in questa prima parte dell'avventura piramidale. E è uno schema Ponzi, quindi. E direi che possiamo fermarci qui, a meno che le scene non ci mandino direttamente a combattere contro Dobberry, che dubito. Dovremmo sicuramente trovarlo. Siamo riuniti, ragazzi, il circolo di amici del YSP è di nuovo insieme! Un po' troppo vicini Mataro e Komasandai, Sandayukoma. O come Sandayu, è uguale. Però va bene, se volete stare così vicini come gli amicicci, ok. Il gioco ci chiede di andare ad affrontare Dober ora, ma mi fermo qui. Nel prossimo episodio, quindi, lotta finale contro Dober. Finirà tutto il gioco, poi partirò con i DLC e vedremo se effettivamente Mikettio o Earthwalker è solo nei DLC o anche in questa parte finale del gioco. Comunque, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!